Signore e signori, è per me un grande onore inaugurare oggi qui, all'École Française de Rome, il convegno internazionale dedicato allo studio delle infiltrazioni mafiose negli enti locali. Desiderei innanzitutto sentitamente ringraziare i poteri pubblici italiani e francesi per l'appoggio che hanno voluto dare a questa iniziativa. La gratitudine del nostro istituto va al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia, all'Ambasciata di Francia in Italia, alla Commissione parlamentare antimafia e al Consiglio di Stato. La direttrice Virlouvet lo dirà stasera, ma è per l'École Française de Rome un immenso onore poter accogliere il ministro Orlando, l'ambasciatrice Colonna, l'onorevole Bindi e i rappresentanti delle autorità civili, militari ed accademiche. Il convegno è stato organizzato dall'École Française de Rome con l'aiuto dell'Ambasciata di Francia, dell'Istituto Francese Italia, dell'Università Grenoble-Alpes e dell'organizzazione non governativa Avviso Pubblico. Ringrazio i nostri partner nelle persone di Benoît Tadier, addetto alla cooperazione universitaria, di Pierpaolo Romani, direttore di Avviso Pubblico, e di Thierry Delpeuch, ricercatore al laboratorio PACT di Grenoble, che prenderanno la parola tra pochi istanti. Va anche ringraziato per il suo concorso l'Istituto Affari Internazionali. Per l'École Française de Rome, istituto di ricerca specializzato nello studio delle scienze umane, è una grande soddisfazione poter riunire, nell'ambito di un incontro scientifico, ricercatori, esperti e attori istituzionali. Tale configurazione consente, in effetti, alla ricerca pubblica di proporre alla società delle risposte ad alcune delle sue problematiche più attuali. A questo titolo mi rallegro particolarmente della presenza nel pubblico, questa mattina o durante le due giornate del convegno, di alti funzionari, magistrati e ufficiali superiori italiani e francesi, che desidero ringraziare per il loro interesse, sperando che questo convegno internazionale possa dare il suo contributo, anche modestamente, alla cooperazione franco-italiana ed europea in materia di giustizia e polizia. Una delle missioni dell'École Française de Rome è quella di contribuire allo sviluppo delle relazioni scientifiche tra Francia, Italia ed Europa. Desidero perciò rivolgere un ringraziamento speciale a chi contribuirà oggi e domani al dibattito su una questione così complessa come quella della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso e, nella fattispecie, quella delle infiltrazioni mafiose negli enti locali. La scelta di questa tematica e la programmazione scientifica del convegno sono dovute a Céline Torisi, che è stata dal 2014 al 2016 membro scientifico del personale dell'École Française de Rome. Céline Torisi discuterà nel dicembre 2016 la sua tesi di dottorato in diritto pubblico, dedicata appunto all'analisi delle relazioni tra l'organizzazione decentralizzata dello Stato e le infiltrazioni mafiose nell'amministrazione pubblica locale in Italia dal 1990 ad oggi, sotto la direzione dei professori Nicola Cada e Alberto Lucarelli alle università di Grenoble-Alpes e Federico II di Napoli. Posso testimoniare del grande rigore intellettuale e dell'abnegazione con cui Céline ha condotto la preparazione scientifica del convegno, con l'aiuto assolutamente fondamentale del direttore di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani, che ringrazio della sua grande disponibilità e dei suoi preziosi consigli. Ma senza chi ha voluto rispondere all'appello di Céline Torisi e di Pierpaolo Romani, il convegno che ci riunisce non avrebbe certo potuto svolgersi. Non posso certo citare tutti i relatori e moderatori e li prego di perdonarmi se devo rivolgere collettivamente a loro un cordiale benvenuto e un sincero ringraziamento.
Ricorderò però che tramite il loro personale impegno sono rappresentate istituzioni giudiziarie italiane e francesi, nonché il comune di Casal di Principe nella persona del suo sindaco Renato Natale e le università italiane di Ferrara, Firenze, Pisa, Roma 3, quella colombiana di Barranquilla e quelle francesi di Grenoble, Nice, Paris 1, Paris 13 e Tours. Dopo questi saluti istituzionali, Céline Torisi e il professore de Saint-Victor dell'Università Paris 13 introdurranno il tema del convegno presentando anche l'organizzazione di queste due giornate, ma vorrei sottolineare che oltre agli importanti momenti di dibattito scientifico, questa sera alle ore 18 è prevista una conferenza dibattito con la partecipazione del ministro Orlando, dell'onorevole Bindi e di Roberto Monta, presidente d'avviso pubblico, con la moderazione di Tony Mira, caporedattore del quotidiano Avvenire, in presenza degli organi di stampa. Ringrazio dunque le autorità e gli esperti che hanno accettato di partecipare, nonché i signori giornalisti per il loro interesse. Prima di cedere la parola a Benoît Tadier, addetto di cooperazione universitaria all'Ambasciata di Francia, ribadisco dunque tutta la riconoscenza dell'École Française de Rome per chi consente, per il suo impegno, per la sua presenza, che questo convegno possa svolgersi qui a Roma. Grazie della vostra attenzione. Merci Fabrice. Je voudrais moi aussi donc apporter des remerciements et le salut de notre ambassadrice Catherine Colonna, du directeur de l'Institut français d'Italie Christophe Musitelli et de tous nos collègues qui sont très heureux d'être associés à cet événement que nous pensons être particulièrement important et aussi exemplaire de l'excellente coopération que nous menons avec l'École française de Rome. C'est donc tout naturellement l'École française que je voudrais d'abord remercier, la personne de sa directrice que nous verrons tout à l'heure, de Fabrice, le directeur des études modernes et contemporaines, et surtout de Céline Torisi, donc, qui a eu l'idée de ce colloque et qui l'a organisé avec beaucoup d'intelligence et d'énergie dans une période qui est par ailleurs particulièrement chargée pour elle, puisqu'elle termine sa thèse, comme vous l'avez entendu, ainsi bien sûr que tous les autres collègues de l'École française qui ont énormément travaillé pour ce beau programme. Je voudrais aussi remercier les autres partenaires et organisateurs, bien sûr, Aviso Publico, dont nous avons déjà parlé, et Université Grenoble-Alpes, le laboratoire PACT, qui est également partenaire de cet événement. Un grand salut donc à tous ceux qui sont réunis ici. C'est un format particulièrement intéressant qui nous sort de l'entre-soi des universitaires, puisque nous avons bien entendu des magistrats, des élus, des représentants d'institutions publiques et privées, toutes sortes de praticiens qui sont confrontés à ce phénomène ou qui cherchent à le comprendre, ce phénomène donc que constituent les infiltrations mafieuses dans l'administration publique, particulièrement territoriale. En ce qui me concerne, en tant que représentant donc de l'Institut chargé de la coopération scientifique et universitaire entre la France et l'Italie, je me réjouis tout particulièrement de la présence de nombreuses universités, aussi bien italiennes que françaises, lors de cette manifestation. Je ne vais pas répéter leur nom puisque Fabrice les a déjà nommés, mais j'espère très sincèrement qu'autour de Céline en particulier, et avec elle, puisse se constituer à cette occasion un réseau ou au moins quelques projets qui puissent poursuivre donc le travail qui sera entrepris lors de ces deux jours, et qui ne sera certainement pas un point final ou une réponse définitive à toutes les questions qui se posent, mais peut-être au contraire, ou plutôt une façon de définir ou de redéfinir certains problèmes qui sont particulièrement difficiles à saisir. Certains concepts qui sont particulièrement glissants, hein, même le concept de mafia, le concept d'infiltration, les questions de corruption, tout ça sont des choses qui sont parfois très difficiles à définir sur le plan théorique. C'est pour ça, même si bien sûr les praticiens du droit ou de l'administration savent à quel problème ils ont affaire, je pense que les chercheurs peuvent saisir cette occasion pour peut-être redéfinir certaines notions et se lancer dans certaines audaces théoriques au-delà des binarités qu'on imagine parfois
binarité entre l'Italie et le reste du monde, par exemple, le cas italien, mais je pense que ce sera c'est certainement un des axes théoriques de ce colloque qui sont importants. Le cas italien n'est pas exceptionnel, il faut le confronter au cas d'autres pays, et je pense que la perspective internationale de ce colloque, qu'on verra tout particulièrement demain, sera très intéressante de ce point de vue pour permettre justement de casser cette idée d'exception italienne et de voir un petit peu comment se pose le problème dans un champ international. De même, les questions d'infiltration de pouvoirs publics par des pouvoirs criminels sont également des choses qu'il faut probablement repenser. Parfois, on ne sait plus très bien de quel côté se passe l'infiltration, qui infiltre qui. Et il y a toute une zone grise de régulation informelle, bien sûr, qu'il faut essayer aussi de comprendre et qui ne peut être comprise, je pense, qu'en dépassant aussi certaines binarités qui sont parfois trompeuses. Explorer, en somme, cet interespace qui est le titre donc de la belle illustration que tu as choisie, Céline, pour ce programme et qui nous donne une idée, justement, de la complexité des problèmes auxquels nous faisons face et qu'il faut donc beaucoup de gens pour essayer de comprendre, beaucoup de gens d'horizons différents. Et c'est exactement ce que ce colloque tente de faire. Donc encore toutes mes félicitations à ceux qui l'ont organisé, particulièrement à Céline. Et je cède aussitôt la parole aux représentants d'Aviso Publico en vous remerciant tous. Bonjour à tutti et à toutes. E porto i saluti della presidenza di Avviso Pubblico, il presidente arriverà questo pomeriggio alle 18, e oltre a portare i saluti porto dei vivi ringraziamenti all'École Française, all'Institut Français di Roma, ai loro responsabili, perché per noi è motivo di soddisfazione, è molto importante essere stati partner nell'organizzazione di questo seminario internazionale. Così come un vivo ringraziamento va ai rappresentanti dell'ambasciata di Francia in Italia e all'Università di Grenoble. Ovviamente vi ringrazio per le parole che avete espresso nei confronti della nostra associazione. Io vorrei ribadire il ringraziamento per Céline Torrisi. Con Céline ci conosciamo da qualche anno, ci siamo confrontati su questo fenomeno che è quello delle mafie, abbiamo trovato anche una sintonia di lavoro. E questo per noi è molto importante perché mentre venivo qui pensavo che una delle forze principali delle mafie non è semplicemente soltanto nella forza economica, ma è anche nella forza delle relazioni che riescono ad instaurare. Quindi c'è una forza di capitale economico e una forza di capitale sociale. Loro sono organizzati, noi non possiamo essere disorganizzati. Loro sono globalizzati, noi non possiamo restare nazionalizzati. E quindi grazie per questa importante opportunità che ci avete offerto. Grazie anche a tutti i relatori, li avete citati poc'anzi voi, delle istituzioni, delle università, delle associazioni che hanno dato disponibilità a partecipare a questo convegno molto importante. E grazie a tutti coloro i quali assistono a questa iniziativa, compresi i giornalisti. Due parole veloci su che cos'è Avviso Pubblico e perché è importante la tematica dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Avviso Pubblico è un'associazione, è nata 20 anni fa e ad oggi mette insieme circa 350 tra comuni, province e regioni. Quindi la finalità della nostra associazione è quella di mettere insieme tutti quegli amministratori che al di là, e lo sottolineo questo, della loro appartenenza politica, fanno dei progetti concreti contro le mafie e la corruzione e mettono in atto meccanismi che promuovono la trasparenza e il rispetto delle regole. Allora questo è quello che noi cerchiamo di fare. Il secondo è di stare vicino, di organizzare, di contribuire a proteggere quelli che noi chiamiamo gli amministratori sotto tiro, cioè tutti quegli uomini e quelle donne che amministrano degli enti locali e non perché fanno la lotta alle mafie, ma perché applicano le regole con l'idea di garantire giustizia a tutti, giustizia sociale, quindi di tutelare il bene comune e l'interesse generale. Per questo motivo sono spesso oggetti di minacce, anche molto pesanti. In Italia sono stati uccisi degli amministratori locali. L'ultimo è stato il sindaco Angelo Vassallo nel 2010, ma nel nostro ultimo rapporto
Noi da 4 anni facciamo questo rapporto intitolato Amministratori sotto tiro. Abbiamo censito per il 2015 479 atti di intimidazione in Italia, praticamente uno ogni 18 ore, soprattutto nel sud Italia, ma non mancano episodi nel centro Italia e nel nord Italia, con proporzioni diverse. Però questo non è che ci deve scoraggiare, ci deve far accendere un faro, perché questo convegno deve aiutarci a capire che il tema di cui parliamo oggi è un tema molto attuale e molto reale. Perché? Perché parliamo di rapporti fra mafia e politica. Senza questi rapporti i mafiosi non potrebbero esistere da quasi 200 anni nel nostro paese ed essersi espansi al di fuori dei confini nazionali. Quindi diciamo che la mala politica è necessaria alle mafie per espandersi, per crescere, ma noi abbiamo bisogno di buona politica ed è indispensabile questa sia dal punto di vista degli amministratori sia dal punto di vista dei cittadini che hanno uno strumento importantissimo che è il voto per promuovere persone che siano oneste e competenti e che sappiano creare una barriera forte, concreta e reale contro le mafie. E perché in Italia i comuni continuano ad essere sciolti. L'ultimo Consiglio dei Ministri ha sciolto 4 comuni, uno in particolar modo fortemente simbolico nell'immaginario collettivo, che è il comune di Corleone. Ma il penultimo Consiglio dei Ministri in Italia ha sciolto un comune che si chiama Brescello, che si trova in Emilia-Romagna, quindi nel centro-nord Italia. Per dirvi anche qui che il problema non può essere confinato esclusivamente nel mezzogiorno d'Italia. Così come mi permetto di dire, visto che è una platea internazionale, sarebbe un errore pensare che il problema di cui parliamo stamattina riguardi solo il nostro paese. Le mafie sono un problema non solo nazionale, ma sono un problema internazionale. Certamente noi lo possiamo magari evidenziare meglio perché abbiamo nel codice penale, lo diranno oggi persone più esperte, un articolo specifico. Ma se andiamo a vedere gli investimenti delle mafie, allora forse riusciamo a capire meglio che questi gruppi criminali sono anche delle imprese che investono, che riciclano denaro e lo fanno grazie all'aiuto di professionisti italiani, francesi, europei che si mettono a disposizione per garantire questo. Parlare oggi di comuni sciolti per mafia, parlare di rapporto mafia e politica, credo ci aiuterà a capire che non si possono considerare le mafie come un antistato, ma le mafie sono uno Stato nello Stato. Hanno le loro regole, hanno le strutture chiamate ad applicare le regole, hanno le loro strutture chiamate a regolare le relazioni. E questo rapporto è un rapporto che si nutre di relazioni, che mirano alla ricerca del consenso, alla ricerca dell'impunità, alla possibilità di investire denaro. Gli enti locali infatti sono importanti non solo perché sono l'istituzione più vicina ai cittadini, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, ma sono anche degli importanti centri di spesa, perché i comuni si occupano degli appalti, i comuni si occupano dei servizi. Quindi capite che l'interesse a entrare in un ente locale è particolarmente forte, anche perché nelle sue competenze l'ente locale è anche quello di contribuire a controllare il territorio e questa è una caratteristica essenziale per le organizzazioni mafiose. Credo che la riflessione che verrà fatta oggi, in particolar modo a partire dalla legislazione italiana che è del 1991, debba essere una riflessione seria, mi viene da dire implacabile, perché noi abbiamo questa legge, una legge, poi vedrete i dati che il professor Marotta vi illustrerà, che ha portato allo scioglimento di centinaia di enti locali, ma è una legge che probabilmente ha bisogno di essere rivista, perché noi abbiamo casi di comuni che sono stati sciolti non una volta, ma 2 volte e in Calabria addirittura in Campania 3 volte. Okay? E allora c'è un problema serio. C'è un problema di approccio alla legge, una legge pensata come misura di prevenzione, per dire in base a una serie di parametri abbiamo capito che
è meglio fermare questa amministrazione locale che governa un territorio, che non è una cosa semplice, facile neanche da accettare da parte della popolazione, perché quando si scioglie un comune si incide pesantemente nella democrazia di un territorio e quel territorio sente come un'onta, una brutta ombra su di sé e fa di tutto per riscattarla. Poi però noi troviamo che sciolto un comune, fatta la gestione commissariale, si va alle elezioni, in alcuni casi si candidano persone che avevano in qualche modo fatto parte o erano legate a coloro i quali erano stati oggetto della misura. Noi come Avviso Pubblico abbiamo fatto uno studio per la Commissione Antimafia, vi hanno lavorato il professor Mette, il professor Vannucci, il professor Magri, che poi relazioneranno anche qui, e abbiamo dato delle indicazioni che oggi renderemo anche pubbliche in questa seduta. Ecco, per noi quindi è importante oggi questo convegno perché ci permette di confrontarci, di scambiarci conoscenze, informazioni, relazioni, rapporti a livello internazionale, perché noi lo diciamo da diverso tempo, la questione delle mafie, a cui si è associata sempre di più la questione della corruzione, che la corruzione diventa lo strumento per costruire relazioni e gestirle, perché la corruzione non crea allarme sociale come un omicidio o una strage. Ecco, la corruzione, la lotta e la prevenzione soprattutto alla corruzione e alle mafie, per noi è un punto centrale della salvaguardia della democrazia e dell'economia italiana ed europea. Noi in Italia abbiamo pagato dei prezzi carissimi in termini anche di vite umane, più di 1000 morti noi ricordiamo ogni 21 marzo. Ecco, noi vorremmo dire all'Europa di non aspettare i morti per reagire. Ci sono problemi importanti come il terrorismo, l'immigrazione e la sicurezza, ma non pensiamo che queste tematiche siano separate nettamente dai temi di cui parleremo questa mattina. Grazie e buon lavoro. Bonjour à tous. Donc c'est avec un immense plaisir et un très grand honneur que je représente ici l'Université Grenoble-Alpes pour cette manifestation scientifique. Alors l'Université Grenoble-Alpes est un partenaire tout à fait mineur de cette manifestation, eu égard aux efforts fournis par à la fois l'École française de Rome, les autorités italiennes et françaises et toutes les associations professionnelles qui ont participé à l'organisation. Alors partenaire certes mineur, mais tout à fait intéressé par cette manifestation scientifique. Et ce, à plusieurs titres. Alors un premier, c'est le caractère international de cette manifestation, donc qui mérite d'être souligné. Le deuxième, c'est la collaboration entre académiques et professionnels qu'implique cette manifestation et qui finalement n'est pas si fréquente dans le monde universitaire. Et la troisième, c'est l'intérêt scientifique propre de cette manifestation. Alors, l'université Grenoble-Alpes était particulièrement, souhaitait soutenir cette opération parce que finalement, elle résonne par rapport à un intérêt scientifique qui est très ancien à Grenoble, qui concerne les relations entre les administrations publiques, notamment les administrations publiques locales et les administrés. Et donc c'est une tradition de recherche grenobloise qui a connu des heures importantes puisqu'on a été pionnier dans tout ce qui est le développement de l'analyse des politiques publiques en France dans les années 70-80. Et après c'est un peu c'est une tradition qui est un peu reculée, qu'on veut relancer aujourd'hui, et notamment en étudiant la question de toutes les médiations, de tous les intermédiaires qui peuvent se positionner entre les administrations et les administrés. Donc on a lancé un grand programme de recherche sur ces questions-là, du renouvellement des formes de médiation entre les citoyens, l'État, les administrations publiques locales. Et donc l'idée, c'est d'étudier un peu toutes les formes de médiation possibles. Alors bien sûr, il y a des médiations de type juridique, toute la législation, les réglementations, etc. Les médiations de type technologique, avec la e-administration, les réseaux sociaux, et bien évidemment des médiations sociales, humaines.
Et ce qui nous semblait particulièrement intéressant, c'était de ne pas se limiter à étudier ces formes de médiation sociale quand elles sont légales, quand elles sont officielles, mais sous toutes les formes qu'elles peuvent revêtir, et y compris des formes informelles et illégales. Et en essayant de saisir la complexité des relations qui peuvent exister justement entre des formes légales et des formes illégales. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Université de Grenoble a soutenu cette manifestation, bien qu'elle ne se déroule pas à Grenoble, ce qui était quand même un signe d'intérêt très fort. Et dernier point, c'est que je ne pense pas qu'en France, ce type de thème sur les interrelations qui peuvent se tisser entre des pratiques illégales informelles et puis les pratiques qui ont pignon sur rue soit extrêmement développé. On a quelques travaux sur le clientélisme dans le sud de la France. On n'a pas beaucoup de travaux sur tout ce qui est les réseaux justement criminels de type mafieux. Bon, pour des raisons qui sont essentiellement disciplinaires en France, c'est-à-dire que la criminologie en France est une discipline qui a beaucoup de mal à s'institutionnaliser, qui vit un petit peu côté du droit, un petit peu côté de la sociologie. Il y a une rivalité très grande entre les sciences humaines et sociales et la criminologie qui fait que ça a empêché son institutionnalisation. Et du coup, il y a un immense déficit de travaux chez nous par rapport à ce qui peut se faire en Italie, aux États-Unis. Donc, voilà, on espère que cette manifestation permettra aider à développer cette voie-là. Et pour terminer, une des grandes questions qui porte aussi notre intérêt pour la manifestation, c'est justement s'il y a des nouvelles formes de médiation, notamment technologiques, entre administrations administrées, qu'est-ce que, par exemple, les nouvelles technologies de la communication viennent changer, y compris au rapport entre les groupements mafieux et puis les administrations locales. Comment se transforme le lien mafia-administration locale à l'heure des réseaux sociaux, et en fait, je suis sûr que tout ça faisant système, y compris les relations de type mafieux, évoluent elles-mêmes en ce moment. Voilà. Je vous remercie tous et j'espère que cette manifestation sera extrêmement enrichissante.